Aristagore, Caireo Tugater, Ierea. Aristagora, figlia di Cherea, sacerdotessa di Leucatea, non si deve deporre qui altra defunta, pena la maledizione. Addio, figlia. È l'iscrizione in greco che si può ancora leggere sulla parete laterale di una tomba dell'ipogeo dei Cristallini, un antico sepolcreto ellenico databile al IV secolo a.C., situato nelle viscere del rione Sanità di Napoli. Le pitture parietali e le decorazioni esibiscono una straordinaria conservazione dei colori originari e culminano nella testa di Medusa sulla parete frontale della camera principale. I sarcofagi scavati nel tufo hanno la forma di clinai, coi letti e i cuscini ricavati dalla pietra, impreziositi dal disegno dei particolari dipinti in rosso, in giallo e nel pregiato blu egiziano. Qui lavorano i nostri ragazzi, tre ragazzi del quartiere Sanità, Francesco, Marica e Emanuele, e sono loro che accolgono i nostri, diciamo, visitatori e li accompagnano con una visita guidata che dura quasi un'ora giù nel Poggio dei Cristallini. Scoperto per caso alla fine dell'Ottocento, durante gli scavi nel sottosuolo di un palazzo privato, l'ipogeo dei Cristallini è una magnifica testimonianza della Neapolis greca. Si trova a 11 metri sotto il manto stradale, nascosto dalla stratificazione dei secoli sotto la cosiddetta lava dei Vergini, la corrente pluviale di fango e detriti proveniente dalla collina di Capodimonte. In epoca romana il sepolcreto fu in parte riutilizzato, come testimoniano alcuni manufatti e un'iscrizione in latino. Buona parte dei reperti, dei corredi funebri e dei doni votivi rinvenuti nell'ipogeo sono oggi esposti al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. La partita si gioca anche con i privati, anche quando essi sono proprietari del bene. È il caso emblematico dell'ipogeo, che trova una collaborazione trasversale tra istituzioni pubbliche e private, ma soprattutto che ha il pregio di spostare l'attenzione della cultura napoletana non più solo sulla romanità, non più solo su Pompei, ma su questa straordinaria stagione di cultura greca che visse Neapolis, la quale parlava greco ancora sotto l'imperatore Augusto, la quale fu scelta come luogo di permanenza di Virgilio perché la riteneva sofisticata e colta, la quale fu la sede di esibizione di spettacoli dell'imperatore Nerone. Il progetto di restauro dell'ipogeo è cominciato nel 2020 e dal 24 giugno scorso il monumento è aperto al pubblico. Le visite, al massimo 8 persone per volta, possono essere prenotate sul sito www.ipogeodeicristallini.org. Il sogno è portarlo in tutto il mondo, visto che ci contattano da tutto il mondo dicendo che abbiamo qualcosa di unico, appunto anche dalla Grecia ci hanno detto avete qualcosa che noi non abbiamo, sarebbe molto bello poter portare l'ipogeo in tutto il mondo.